Saluti a tutti gli amici dell'Osservatorio Vantuan, ci ritroviamo insieme per un mio editoriale. E vorrei partire eh, quest'oggi da un intervento di Monsignor Zenti, Vescovo di Verona, e che mi ha molto colpito e quindi interessato. Cosa fa, Monsignor Zenti? scrive in una lettera della settimana scorsa, quindi recentissima, ai suoi sacerdoti. Una lettera ordinaria, in cui si trattano argomenti a concreti della vita di una diocesi, ma all'interno degli argomenti che tratta dedica un breve spazio alle elezioni amministrative che eh, Verona eh, sta un po' vivendo, come sappiamo. In, questa, mh, in questo intervento, eh, che è il pregio della sintesi e della chiarezza, Monsignor Zenti dice ai suoi sacerdoti, sia per se stessi, sia perché il sacerdote è anche un formatore di coscienza e quindi attraverso di lui dice agli altri che i sacerdoti appunto trattano di attenzionare il voto che si andrà ad esprimere e con queste precise parole dice individuare sensibilità e attenzione nei programmi sottintesi, sottinteso che si portano avanti. Ma a che cosa ehm, si riferisce? Quali sono queste attenzioni e sensibilità che i programmi dei vari politici devono contenere? E fa un elenco. L'attenzione alla famiglia voluta da Dio e non alterata dall'ideologia gender. Quindi un cattolico deve votare quei candidati che trattano la famiglia come voluta da Dio, dice Monsignore. E non alterata dall'ideologia gender. Chiarissimo. Poi continua di attenzionare la realtà dell'aborto e dell'eutanasia, della disoccupazione, della disabilità, dell'accoglienza dello straniero, dei giovani e delle scuole cattoliche. Quindi il cattolico che va a votare eh, non può votare trascurando queste attenzioni a queste realtà fondamentali. Ed è molto interessante questo approccio pastorale e questa chiarezza nell'orientare criticamente la coscienza dei suoi fedeli. E nel fare l'elenco di queste realtà... Si legge nella Mens di Monsignor Zenti tanti, si leggono, scusate, tanti contenuti della dottrina sociale della Chiesa. In particolare ci vedo in filigrana il punto 197 del compendio della dottrina sociale della Chiesa. Dove espressamente si dice che la dottrina sociale della Chiesa, oltre ai principi che devono presiedere all'edificazione di una società degna dell'uomo, indica anche dei valori fondamentali. E qui mi pare che ci sia stato, nel testo di Zenti, un'elencazione chiara sia dei principi che dei valori che ne scaturiscono, valori che continua sempre il punto 197 a dire che sono la verità, la libertà, la giustizia, l'amore. E se ci pensiamo questi quattro valori sono quelli a cui si riferisce il testo del vescovo, la verità sulla famiglia, la libertà nell'educazione, la giustizia per attenzionare i disoccupati, disabili, l'accoglienza, l'amore nei confronti della vita sia al suo sorgere che al suo tramonto. Quindi il testo di Monsignor Zenti, mi ripeto, mi ha molto interessato e mi ha colpito per la chiarezza e il coraggio di questo pastore nell'affrontare chiaramente la questione. Un altro pregio... Un altro pregio del testo di Zenti è che in poche righe indica il criterio di discernimento da parte dei cattolici che fanno politica o scelgono politica. E una politica, un cattolico o la faccia o la scelga, capite i due termini perché li uso, a partire da quali criteri va considerata? Prima di tutto a partire da una cultura che incarna i principi fondamentali, quelli che venivano chiamati e vengono ancora chiamati principi non negoziabili, e un'attenzione alla persona umana, specie eh, più bisognosa, eh, quella dimensione umana che Zenti, in un altro suo testo, chiama il sociale debole. E questi sono i due pilastri per il cattolico impegnato in politica, sia quando fa politica in prima persona, sia quando sceglie altri che la faranno al posto suo. Quindi una cultura e una attenzione che poi sono due pilastri che strutturano lo stesso edificio. Questo intervento di Zenti dovrebbe essere da stimolo a tutti i cattolici, pastori e fedeli, perché si interessino al socio-politico. Purtroppo il disinteresse di oggi è... Molto diffuso. Spesso si dice che sono i giovani che non si interessano di politica e così via, ed è anche vero, ma mi pare che da un po' di anni neanche la Chiesa si interessi di politica se non eh, per qualche considerazione così marginale. E a volte i fedeli sono lasciati da soli nel discernimento al voto. Quali possono essere i motivi? Forse c'è poca speranza nella sostanziosità umana, culturale e eh, anche tecnica del politico medio. È vero, abbiamo a volte dei politici che non lasciano ben sperare da nessun punto di vista, allora, magari, tanti cattolici, sia fedeli che pastori, eh, sembrano quasi rassegnati. L'altro motivo potrebbe essere il timore di essere trascinati in polemiche sterili eh, che amareggiano e fanno perdere il tempo. Quante volte quando qualche eh, cattolico, soprattutto qualche pastore. È entrato in ambito politico, eh, si è gridato all'ingerenza della Chiesa nelle questioni italiane o nelle questioni politiche. Che poi questo termine ingerenza non è giustificabile da nessun punto di vista perché non si capisce perché in democrazia tutti possono fare politica meno la chiesa o meno i cattolici che hanno gli stessi diritti di ogni altro cittadino, che se la politica è costruire la società Dobbiamo contribuirvi tutti e credo che la Chiesa una parola saggia, autorevole eh, possa eh, dirla perché eh, la possiede. Ecco ma si parla spesso di ingerenza da parte di chi alla fin fine ha posizioni anticattoliche, anticlericale, è una... Eh, questione antica, ci sono dietro certe culture, a cominciare da quelle risorgimentali, a passare eh, da quelle di sinistra, da quelle radicali, liberali, che in questo ultimi secoli si sono un po' avvicendati ma si sono sempre eh, determinati con certo anticattolicesimo e anticlericalismo allora magari forse si accetta non deliberatamente questa situazione sociopolitica così confusa così relativista perché si condivide certo pensiero o perché si era segnato... Io non saprei, non saprei, però il fatto che Monsignor Zenti sia intervenuto, mi ripeto ancora, mi ha fatto molto piacere perché ha mostrato un vescovo che si preoccupa di formare le coscienze delle persone che gli sono state affidate, formarle a un discernimento critico alla luce dei perenni principi della dottrina sociale della Chiesa, che certamente ispira i credenti, ma che può anche illuminare ogni uomo di buon senso, di buona volontà, perché all'interno della dottrina sociale della Chiesa ci sono dei contenuti che la stessa ragionevolezza umana può comprendere e può perfino. Condividere. E allora mh, concludo, concludo eh, riaffermando il mio compiacimento all'intervento di Zenti, auspicando che in futuro ce ne siano altri, perché questa società, questa cultura alla quale siamo immersi vanno amate, vanno amate anche dalla Chiesa, sia dai pastori che dai fedeli, con un suggerire discernimenti, un impegnarsi in base agli stadi di vita in prima persona e sicuramente nel far sentire una parola chiara, forte, come è urgente allora riscoprire a diversi livelli la dottrina sociale della chiesa che tende a dare un'anima a questa società a questa politica a questa cultura diffusa che non stanno forse realizzando nessuna amicizia sociale e neanche stanno creando le condizioni per un bene comune affinché la persona possa realizzarsi secondo la sua natura profonda. <silence>